Vai. Eccoci qua. Ciao a tutti. Ciao a tutti, ciao ragazzi. Ciao, 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 ciao. Mi piace. Siamo un po' in anticipo. Diteci se ci sentite. Io ci ammazziamo. Ci sentite bene? Ci vedete? Siamo in macchina, sto cercando di sistemare la telecamera. Ok. Vediamo se ci rispondono. Fateci sapere se ci sentite. C'è Paolo lì? No, non ho sentito. Viene Fulvio però. Ah. Fulvio viene, sì. Viene con tutta l'attrezzatura. Bene, 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 bene. Ci dà una mano. Allora, avremo anche oggi il nostro collaboratore simpaticissimo, Fulvio Caimi, con la sua attrezzatura di primo. Sì, con lui gli EVP saranno... Sarà bello registrare gli EVP. Sì, sarà molto interessante. Ragazzi, fateci sentire, fateci, sì, fateci sentire, fateci sapere se ci sentite, se ci vedete. Guardi che per Venezia, sempre dritto, guarda. Tieniti. Supereremo la barriera del suono. Soprattutto la barriera dei punti. Esatto. Ma già se questo te lo potete. Superando la barriera delle multe. Parliamo di attualità, quante multe ci sono arrivate? Mi sa parecchie. Mi sa parecchie. Per cortesia, vicino, non mettete in questo numero con per poi guarda sul sito, una pagina live, se siamo. Perché vedo che non scrivono, non so se. Perché in realtà si viene a destra Venezia. Ho 5 navigatori, 2 di carne e ossa, 2 di carne umana, 2 in carne e ossa, dopo qua andiamo a registrare. Dimmi, come fare? Sul nostro sito, la pagina live. Qua mi dà in registrazione. E anche lui per strada adesso mi fa sapere. Tra un po' ci sentiamo, così vediamo che zona è. Vediamo se ci riusciamo a beccare. Oh, che iniziano a scrivere. Ciao, ciao, ci sentite? Ci vedete? Sono 150 di monte, giusto? Sì. Bellezza, eh? Ieri stiamo a ammazzarci, eh? Guido quasi sempre io, non ho capito quasi. Sei sempre tornato a casa sano e sano. Sulla destra c'è tutte le scritte, il menu, e c'è una pagina, un sito live. Marianna, ok, ciao Marianna, ci senti? Ci vedi? Non riusciamo a capire, ciao, ciao Sista. No, vai quello sotto, vai giù, perché c'è un altro video, quello della webcam. Io? Ah, perché deve avere la parola, la c'è ancora una cliccare su più in alto. No, no, ma ok, ok, no, ho detto che ci sentono e ci vedono, ok. Bene, siamo in viaggio verso Verona, anzi provincia di Verona in realtà, siamo proprio Verona, stiamo andando al Palazzo del Diavolo, magari l'avrete visto su Facebook, abbiamo messo anche qualche foto, un posto davvero bello, inquietante, sembra la casa degli Adams. In macchina siamo io, Luca e Daniele qui dietro, che sta dormendo. E GH mi sembra.
risalutiamo tutti. Ciao, ciao. E una cosa, ecco, importante, nella pagina dove ci state vedendo, per spegnere la radio, chi non dovesse saperlo, se no non riuscite a sentire, siccome la radio parte in automatico, dovete andare in basso a destra, c'è il piccolo player quadrato della radio, cliccate sul tasto pausa, così interrompete la radio e potete sentirci sul video. Ciao Daniela, ciao Maria, chi è Marianna? Poi non so chi altro c'è in chat. Ammazziamo a tutti! Andiamo a giocare! Esatto, col K2. Eccolo, siamo anche in diretta. Eh sì, siamo in diretta. Sì, dove sei? Non lo so, noi siamo qua adesso. Siamo a Cavenago Cambiago, siamo in autostrada. Mi sa che ci manca un bel po' a Brescia. No, non sei. Momento, quando cominci a essere così antipatico, perché c'hai fame? Guarda, noi siamo a 5 km da Trezzo sull'Adda, quindi. Ci fermiamo a Trezzo. Fammi fare almeno metà strada. Non lo so, se vuoi. Vabbè, già che se magari ti vuoi fermare un attimo a mangiare qualcosa, un panino, una cosa. Perché a questo punto, vabbè, anche noi magari ci fermiamo un attimo in autogrill, prendiamo un panino al volo. Sì, io non serve più bene, io la cosa mi trasporto. Una settimana che vado in ospedale da mio zio, da una coltellata. Brescia, non lo so, noi siamo a Brescia, che ci becchiamo in un autogrill lì dalle parti di Brescia, se mi dici dove sei, cioè, ci possiamo beccare lì. Smettili. Cioè, un cileno ha controllato lo zio. No, perché il navigatore mi dà 150 km all'arrivo, quindi a Sorgato. 122 prima della prossima uscita, che sarà penso Verona. Però sono sull'autostrada, adesso siamo sulla Venezia, però noi siamo a Bergamo, sì, siamo vicino a Bergamo praticamente. Questo drone, ma questo volevo. Bergamo è prima di Brescia, sì. E sarà una mezz'oretta da Bergamo a Brescia, sì. Dimmi poi se mai, allora facciamo così, dimmi a che area di servizio sei, sì. E così ci fermiamo lì, ci diamo un panino. Almeno ci portiamo in blocco. Prendi a Brescia, dove c'è mio fratello. Ok, dai. Ho lavorato stamattina, non voglio ripetere. Ok. Non può andare. Va bene, a tra poco. Ciao, dopo. Ciao. Sì. Eccoci qua. Allora, adesso recuperiamo anche mio fratello che è già in viaggio. Come dicevo, stiamo andando a Verona, vicino a Verona. Il tempo è buono, nuvolo, velato, foschia alta. Sì, è luminoso ma c'è foschia alta, comunque non è sereno, per adesso non c'è nebbia per fortuna. Quindi stiamo andando in questo Palazzo del Diavolo a Verona per girare un servizio che poi vedrete sul sito di Alice Mundi. E che dire, non lo so, diteci intanto come. Sì. Diteci come. Se vi è piaciuta la rubrica su Mistero, visto che c'è anche questa novità da questa edizione. Tra poco uscirà anche la rivista di Mistero. Saremo anche sulla rivista di Mistero. Mistero. Mutante di Mistero.
saremo anche sulle mutande di mistero. Posso, ci sarà una rubrica dentro le mutande di mistero. Esatto. Posso, le mistero anche noi. Sì, è durato un po' poco, purtroppo, vabbè, le rubriche sono relativamente brevi, comunque. Beh, comunque si dirà la prossima, ci poi, sì, poi si dirà la prossima, c'è invece una bella indagine. Possiamo dire che raccomando. È stata veramente anche quella molto interessante. Sì, è stata una bella indagine, quindi settimana, diciamo che si alternerà, mistero ci sarà in una puntata la rubrica e in una puntata invece un servizio con l'indagine, quindi ci sarà anche un po' di varietà nella nostra presenza. E subretti. Esatto. Comunque saremo in tutte le puntate, questo possiamo dirlo, cioè, a meno che non ci licenzino perché non utilizzo. No, saremo in tutte le puntate, quindi mi raccomando, non perdetelo mercoledì prossimo. Poi magari vediamo se facciamo qualche collegamento dal posto per farvi vedere un po' come è il posto in anteprima. Sì, questa è una, in particolare questo posto qua è davvero, davvero molto bello, anche inquietante esteticamente, perché poi in mezzo al nulla, perché in mezzo alle campagne della Bassa Veronese. Quindi... Ci saranno colori le nostre collaboratrici. Sì, ci saranno anche le nostre referenti di zona, ci sarà Fulvio, come dicevamo prima, che ci darà una mano con l'audio. E non sarà in diretta l'indagine perché appunto per essere un servizio per Arismondi dobbiamo anche girare tutti i vari lanci, quindi è un po' più complicato delle solite indagini. Comunque sarà poi visibile insomma a breve sul sito di Arismondi. Nel frattempo, per chi se l'è perso, ricordo che sul sito videomediaset.it, nella sezione dedicata a Mistero, sulle esclusive web ci sono anche i nostri video, e c'è anche un video in esclusiva che è quello che abbiamo fatto a Graziano Visconti, che finalmente è uscito, potete vederlo solo sul sito di Mediaset, quindi per chi se l'è perso e gli vuole dare un occhio, è stata anche quella una bella esperienza. Dato poi ritorneremo magari in primavera al castello di Graziano. Eh sì, penso sarà una bella indagine. Sì, ringraziamo Stefania che si è occupata di tutto quello che riguarda i nostri spostamenti. Sì, ringraziamo Stefania che ha trovato lei il posto. Si è occupata di tutto nostro. Si è occupata, sì, dell'organizzazione generica degli spostamenti di oggi. Poi stiamo anche organizzando delle cose che faremo a breve anche con Francesca, l'altra referente di Brescia, quindi insomma siamo parecchio presi in questo periodo. Un saluto a che ci troveremo da un monese, sì. Attive sotto questo aspetto. Sì, ci saranno anche Renzi e Martina anche all'indagine, quindi, anche perché il posto è comunque grosso, perché sono tre piani di palazzo appunto del 600 più o meno come data di costruzione, quindi anche sarà abbastanza impegnativo. Le segnalazioni sono, a parte diciamo la leggenda che poi racconteremo nel dettaglio nel servizio di Arismondi, dove diciamo la leggenda narra che in questo posto abitasse addirittura il diavolo in persona, ci sono poi appunto invece anche delle segnalazioni da parte, oltre a diversi turisti, diciamo anche non legali, perché comunque anche il posto non è utilizzato, poi di notte rimane vuoto, quindi insomma molti sono andati anche senza permessi. Ci sono anche le segnalazioni del proprietario che raccontano di ombre viste all'interno della casa, rumori di passi, oggetti che vengono trovati spostati, e anche delle foto che ha fatto il proprietario e che a detta sua sono davvero molto strane. Poi ce le farà vedere adesso che arriviamo. Se non è sparito anche il proprietario, no, speriamo di no. Salutiamo Zeppa 35. Ah, Daniela. Ciao
Ciao, ciao, alcuni siete con lo username di Upstream, quindi alcuni non riesco a capire chi sono. Comunque vedi, vi salutiamo tutti. Anche a quelli che si stanno collegando adesso, che si sono appena collegati, stiamo raccontando un po' la storia, le segnalazioni del Palazzo del Diavolo e dove siamo andando, dove stiamo andando adesso. Grazie, continuate a sentire questo gruppo di malati. Esatto, soprattutto. Siete eccezionali. Poi prepareremo, perché lo stiamo facendo adesso, visto che ce ne sono di belli anche sul video della locanda che uscirà a breve, dell'indagine che abbiamo fatto la locanda, e preparerò anche un video di fuori onda, perché ci vogliono. Io tutte le volte che faccio i video mi ammazzo dalle risate per i fuori onda che ci sono, soprattutto dei suoi. Io? Sì, soprattutto dei suoi. No, non solo. Ma poi anche quelli quando giriamo i servizi, soprattutto gli Arismondi, quindi gli sbagli, le papere, ecco, lo faremo e lo metteremo per paperissima. Esatto, per paperissima. Sì, sì, ma non lo devo proprio fare perché... Ciao Gilda. Ciao Gilda, ciao. Abbiamo la nostra Gilda di Rimini. Tutto bene Gilda, come va la schiena? E poi non riesco a vedere qua quanti sono. Quindi se c'è solo collegato, signora Gilda. Vediamo la Gilda come. Che c'è un po' di problemi con la schiena, mannaggia. E i suoi amici rispettosi. Ah, ha detto che va meglio, ok. Ah, meno male, tanto ci sentiamo ogni settimana, Così dopo parlo con Mirko di quello che abbiamo parlato settimana scorsa. Abbiamo fatto un discorso senza che ti ho raggiunto. Ah, di quel progetto là. Sì, sì, ah, sì. Okay. Bene, bene. Sì, sì, sì. Ah, ok, detto va bene. Sì, a noi quel progetto là della Gilla, io lo so di notte. Sì, 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 sì. Poi ne parliamo con calma, però è... Se si riesce a organizzare sarebbe fantastico. Tante cose sembrano impossibili e le abbiamo fatte. Parliamo di come siamo partiti con la cena che abbiamo fatto. C'è posto ho pagato io, no? Ma tu hai fatto furbo. No, la prima che abbiamo fatto è stata io e Mirko su un posto dove non c'era nessuno. Io sono entrato, ho chiesto se c'era un posto per voi. Ristorante completamente deserto, i camerieri seduti perché non sapevano cosa fare, entriamo noi, Luca li guarda e gli dice c'è posto. E da lì è nato un po' il progetto Jack. E da lì è partito tutto. Però siccome ci arriva una bella panza ho detto posso essere solo io e abbiamo conosciuto per i piccoli. Il crassottetto non ci faccio, cioè ne serviva un altro per essere. Abbiamo conosciuto il nostro Daniele Piccirino. Ci ha offerto la cena che ha pagato lui. L'unica volta. Ha pagato lui dicendo che doveva andare in bagno. Vado in bagno, ragazzi. Giusto, correggimi Daniele. Sì, diciamo che è uno stile British che ho adottato da quando mi sono trasferito in Inghilterra.
fate subito amore a prima vista. Sì, ci siamo amati subito. Ci salutano i Giacca Pistoia. Grandi, ciao ragazzi, grandi, ciao. Grandi, grandi, grandi. Ma siete, è un gruppo affiliato, se non grandi, mi ricordo male. Se non mi ricordo male. Allora, dunque, aspettate che guardo un occhio alla chat, che qua non è comodissima da leggere. Freddo? Dai, ti prego, fa un caldo bastardo. Qui ci chiedono dove siamo, stiamo andando verso Verona, adesso siamo in autostrada. Sì. Stiamo andando verso, verso Verona, in questo appunto, Palazzo del Diavolo, come dicevo prima, in provincia di Verona. E vedremo cosa, cosa verrà fuori da, da questa indagine. Il posto è bello, il posto è davvero bello. E speriamo. Sì, è molto grande, sono, sono tre piani, tra l'altro c'è anche una parte sotterranea, che oltretutto è un po' la particolarità di questo posto, perché una volta in quella zona non, non usavano fare diciamo il piano interrato dei palazzi, era proprio una cosa assolutamente evitata. E non si sa bene il motivo per cui hanno deciso di fare un una parte interrata con anche diversi cunicoli in questo palazzo, e da allora è nata un po' la leggenda che fosse il palazzo del diavolo, perché era una cosa talmente, diciamo, fuori dal comune per quei tempi, più o meno, come dicevo prima, è stato fatto nella metà del 600 circa questo palazzo. E quindi da lì ha preso un po' il posto di Palazzo del Diavolo. Poi si dice che all'interno facevano anche riti satanici, festini, nonché anche... Eh sì, praticamente quello però è un'altra cosa. Sì, il metodo era sempre quello. Dicono che facessero anche sacrifici umani, quindi adesso... Anche il governo. E che ci fosse il diavolo, anche il governo. E quindi sì, allora una parte della casa è stata ristrutturata, però solo una parte, non interamente. In realtà la parte sotto, appunto, dei sotterranei, ad esempio, è rimasta intatta, e c'è anche questo pozzo dove dicono Verona, però questo qua. Mi pare Verona centro. Mette conti. E quindi una parte è stata ristrutturata, invece una parte no. Attualmente viene utilizzato solo ed esclusivamente come sede di un'associazione, però in realtà non è utilizzato come, come abitazione, e quindi il proprietario ha segnalato anche lui delle, insomma, dei fenomeni molto particolari, che poi adesso ci racconterà nello specifico quando, quando arriviamo sul posto. Radio? Ah già, è vero, Radio DJ. Ma no, Dani. Ma ci sono. Sono tutti amici di Daniele. Sì, sono domani. Tre Michele, sì. Domani sera, tre Michele. Siamo addirittura d'arrivo con altri quasi tre video, giusto? Sì, esatto. Abbiamo un video girato all'estero. Sì, abbiamo le ultime indagini alla locanda di Piacenza e il magazzino, ormai famoso magazzino. A Como, dove avete già visto dove c'è stata questa foto davvero molto particolare, e che insomma ha lasciato un po' basito anche il fotografo, che ha poi esaminato la, la foto stessa, e quindi adesso usciranno questi due video. Uscirà poi una diciamo una parte parallela dall'Ismundi, che proporrà dei servizi, diciamo così, on the road, quindi più sullo stile turistico dei posti all'estero, quindi dei luoghi all'estero. Adesso ci sarà a breve il video di Daniele Minegaldo, che è stato anche lui in Germania, ma ha fatto la parte, diciamo, più a nord della Germania, e quindi ci sarà anche questo video dove viene un po' raccontata la storia di questi posti, quindi un po' di cose che verranno pubblicate a breve. Oh. Stiamo trattando una location in Svizzera, non diciamo sì. Stiamo
trattando diverse location. Siamo in movimento, ragazzi. Sì, siamo in movimento, abbiamo parecchie cose in programma, quindi adesso poi man mano che verranno fuori, ovviamente verranno poi pubblicate sulle varie pagine, sui nostri canali. Per cambiare il nome qua in chat, penso, se non ricordo male, dovete collegarvi con un account di Facebook, se non mi ricordo male, e poi riaggiornare la pagina. Noi siamo a Rovato, che dovrebbe essere più o meno un quarto d'ora da Brescia. Dopo Brescia Centro e prima di Brescia Est. Comunque vedo, quella dopo Brescia Centro, insomma. Beh, guardo quella dopo Brescia Centro, guardo San Giacomo Sud. Adesso siamo all'area di servizio Sabino, che non so dove sia, vabbè, è quella in mezzo alla strada, quella di Novara, quella che passa in mezzo. No, cartello no, comunque dovrebbe prendere questo, no, area di servizio Valtroppia, non c'entra niente. No, comunque dovrebbe essere 10 minuti, penso. Sì, allora, la villa, come dicevo prima, è stata ristrutturata in parte, quindi la parte sotto dei sotterranei e la parte, l'ultimo piano, se non ricordo male, dovrebbe essere rimasta ancora, diciamo, com'era. Ovviamente penso sia stato fatto qualche lavoro per mantenerla in sicurezza, perché comunque non è un luogo abitato, però è sede di un'associazione, quindi un luogo, diciamo, accessibile, dove non ci sono pericoli a livello proprio di stabile, quindi sicuramente sono stati fatti dei lavori
per mantenere comunque lo stabile in sicurezza, però appunto nella parte dei sotterranei e l'ultimo piano della soffitta hanno mantenuto, diciamo, lo stile originale, comunque l'architettura che era stata data. Ci sentite? Purtroppo in macchina c'è un po' di casino di sottofondo, cerchiamo di parlare a voce alta. Qualche buca anche. Allora, sì, beh, oddio, quello che c'è scritto in internet, che poi appunto la villa è stata sprofondata dopo la benedizione del parroco, penso sia più un discorso di leggenda popolare che non di realtà. So che questa, diciamo, a livello storico, appunto per questa credenza popolare, diciamo, che c'era per il fatto che lo stabile aveva appunto questi sotterranei che all'epoca non venivano utilizzati, era appunto stato nominato come Palazzo del Diavolo, era andato poi il prete del paese e aveva fatto una sorta di liberazione, quindi di esorcismo all'interno della casa, della villa. Sinceramente il fatto appunto che sia sprofondata proprio tutta la villa penso sia più un discorso di leggenda e non di realtà. Di assestamento. Sì. Anche perché appunto so che i sotterranei sono ancora originali, quindi sicuramente non è crollata. Così mi sentite meglio? Ok. Tengo direttamente il tablet in mano, ci sarà l'inquadratura un po' più ballerina. Ma... Brescia Ovest.
allora si fa proprio a stare una decina di chilometri. Quindi poi c'è Brescia Centro e poi c'è l'area San Giacomo. Adesso recuperiamo anche mio fratello. Poi magari ci passiamo le radio. Poi noi interromperemo un attimo che mangiamo qualcosa al volo. Togliere la radio. Ecco, allora, ripeto, adesso che vi sentite meglio, per togliere la radio, siccome parte in automatico, basta andare in basso a destra in qualsiasi pagina del sito, quindi anche dove siete adesso, dove vedete il video, poi scorrete un po' la pagina, sulla destra c'è un piccolo rettangolo, diciamo al contrario, un player della radio, con il tasto pausa in grande. Voi cliccate sul tasto pausa e mettete in pausa la radio, così potete sentirci senza problemi. Lo trovate in basso a destra, c'è scritto Radio GHT e subito sotto c'è il player della radio. Quindi potete interrompere la radio, magari la riattivate adesso che interrompiamo noi il video per mangiare qualcosa, magari vi potete ascoltare un po' della nostra radio, che tra l'altro poi a breve riprenderemo anche le dirette in radio. Sì, Daniele si nasconde. Tra l'altro qua vedete anche il drone, il nostro drone che utilizzeremo. Questo è il drone, che non è un qualcosa di soprannaturale, ma è un elicottero. Quadricottero. Quadricottero. Cioè esiste il fenicottero e il quadricottero. Noi abbiamo il quadricottero, ok? Come potete vedere vi faccio vedere la strada. Quindi la strada dove finisce, chissà. Detto questo, grazie molte per i complimenti per gli occhiali, sono occhiali Etnia, se li volete comprare io so dove poterli acquistare, faccio pubblicità occulta. Cosa dire, adesso ci fermiamo a mangiare perché Luca ha deciso che non ci vuole far mangiare e basta, che dire. Direi che sarà una bella serata questa. Incontreremo per la prima volta il diavolo. Luca è già pronto, vero? No, pensavo poi di Luca l'ha già incontrato. In realtà Luca l'ha già incontrato il diavolo. Il diavolo è in Luca. Il diavolo era nella famiglia di Luca, ma adesso non c'è più. Nella famiglia di Luca. Non ho capito. Lo abbiamo eliminato. Abbiamo eliminato ancora non del tutto, ma allora, mi raccomando, solo insalata. Sì, oggi mangeremo solo insalata. Cosa c'entra? Non ero in dieta. Il video obeso? Cioè, ma guarda a testa, ragazzi. Salutiamo. È questa? Saluto la Puglia. Gli amici che ci seguono dalla Puglia. No, ma mangiamo! Sì, io in realtà faccio i miracoli, voi non lo sapete, ma detto adesso che l'audio si sente bene. Sì, quel che dire.
presenze giacca a te. I nomi che escono sotto. Vi do una benedizione, sì. Allora ragazzi, stiamo per andare a mangiare, quindi ci ricolleghiamo, tra guardate qua cosa è uscito, guardate qua. Ci ricolleghiamo tra esattamente 20 minuti. Tempo di mangiare, fare il bidet. Luca necessita di bidet, vero Luca? Sì, un pochettino. Un pochettino. Luca si fa la doccia, Mirko si, lava, si taglia le unghie. Sì. Poi torniamo. Tieni. Posso anche staccare, scusate la sigaretta ragazzi. Vediamo. Allora ragazzi, noi andiamo a mangiare qualcosa e torniamo fra un 10 minuti, un quarto d'ora, tempo di mangiare. Siamo qua, facciamo una cosa rapida. Dobbiamo riprendere il nostro cammino. Quindi state collegati, magari sentitevi un po' di radio nel frattempo e ci vediamo tra poco. Ciao!